Bene, abbiamo visto quindi varie caratteristiche dei circuiti e le leggi di Ohm, ma bene, lo ritrovate a pagina 65 del vostro libro. Quali sono gli effetti della corrente? Bene, abbiamo visto che di fatto si tratta di un flusso di elettroni che va da un polo ad un altro, quindi un passaggio di particelle atomiche. Bene, il passaggio di queste particelle atomiche può causare due tipologie di effetti, quindi un effetto termico e un effetto chimico. Cos'è l'effetto termico? È un qualcosa che noi vediamo comunemente in casa. In poche parole, è l'effetto che ha il flusso di elettroni in funzione della resistenza del materiale che attraversano, quindi del conduttore. Ad esempio, lo riprendo dal libro: in ogni conduttore percorso da corrente si sviluppa calore. Tale calore aumenta con l'aumentare della resistenza del conduttore e dell'intensità della corrente che lo attraversa, quindi è tutto in funzione, questo calore che viene sprigionato dalla corrente, tutto in funzione dell'intensità degli elettroni e della resistenza intrinseca del materiale, come abbiamo visto, quindi ognuno ha la propria. Un esempio classico è quello del phon, quindi aria fredda che attraversa una, appunto, resistenza e in funzione dell'intensità e della resistenza, appunto, del materiale stesso, quest'aria da fredda diventa calda, quindi fuori esce, quindi viene presa dalla ventola dall'esterno e fuori esce attraversando la resistenza molto più calda. Quindi queste particelle, ripeto, muovendosi, agitandosi anzi con le particelle del conduttore stesso, si riscaldano e quindi danno origine, ad esempio, in questo caso, all'aria calda. Bene, invece l'effetto chimico, che ritroviamo a pagina 66, non è altro che, come dire, un qualcosa che viene applicato, ad esempio, a un materiale come può essere l'acqua. L'abbiamo visto nei capitoli precedenti, nelle pagine precedenti, ovvero acqua pura e acqua non pura, no? Acqua pura, ovvero acqua distillata priva di sali minerali, e acqua non pura, quindi acqua contenente sali minerali. Vi avevo già detto in precedenza che questi sali minerali rendono l'acqua conduttrice, quindi un buon conduttore rispetto all'acqua distillata che non ne ha. Bene, ma perché avviene questo effetto chimico se c'è un passaggio di corrente elettrica, appunto, che va ad attraversare una soluzione acquosa con dei sali? Li attraversa, quindi ad esempio con il comune sale da cucina, una soluzione acquosa con il comune sale da cucina attraversata dalla corrente elettrica. Cosa fa? Scinde le particelle del cloruro di sodio in Na più e Cl meno. Questa scissione le rende libere di viaggiare all'interno della soluzione, quindi di muoversi, quindi di essere conduttori, no? Quindi di poter far continuare la corrente. Appunto, in soluzioni acide, basiche o saline, il passaggio di corrente elettrica causa un effetto chimico detto elettrolisi, che provoca la dissociazione delle molecole della sostanza disciolta, come il comune sale da cucina che abbiamo detto adesso. Simili soluzioni sono dette appunto elettrolitiche, quindi non è altro che una scissione atomica, chiamiamola, dei componenti del sale da cucina, in questo caso, che rendono gli atomi liberi di muoversi e quindi di circolare nella soluzione stessa e far propagare la corrente, quindi diventa un po' in quel caso un buon conduttore. Qualora non ci fossero stati sali, quindi fossimo in corrispondenza di un'acqua pura, quindi un'acqua distillata, non ci sarebbe elettrolisi e quindi l'acqua in quel caso non sarebbe stata un buon conduttore. Dopo tutto questo excursus sulla corrente elettrica, vi chiedo di ipotizzare uno schema di circuito elettrico identificando quali sono le sue caratteristiche, quindi dipendenti da cosa, da quali componenti, quindi se cambio il componente cosa mi va ad influire sul circuito stesso, e via discorrendo. Così prendiamo un po' pratica con questo capitolo.